Allora, ragazzuoli, benvenuti Non mi nell'episodio ritardi 3 con tanto. The Forest. Continuiamo la nostra sopravvivenza. E perché siamo di nuovo qui? No, ho Vi spaccato la spiego. casa. Vi spiego. Aspetta, aspetta, tu mi hai spaccato i coglioni dopo l'ultimo episodio, invece. Ok. Allora, guarda, vi mostro cosa è successo. Se io vado dalla casa qua, mi lascio la casa alle spalle e vado verso questa direzione, che ogni volta che ci penso mi vengono gli insulti. Personaggio con la stamina veramente da schifo. Allora, nell'ultimo episodio abbiamo fatto giri e giri e rigiri e rigiri e rigiri per alla fine raggiungere. No, ma non è manco questa la direzione, io ho sbagliato, però. Non sai fare un cazzo, senso dell'orientamento delle capre. Vaffanculo. Comunque, insomma, in fin dei conti, noi abbiamo fatto l'esplorazione, come vedete dalla mappa. Ci siamo esplorati il mondo, ci siamo esplorati per cercare una zona dove Jackson diceva di accamparsi, perché quella zona dove abbiamo fatto la casa sull'albero a lui li faceva cagare, no? Dopo mesi e mesi di esplorazione, 27 bestemmie, 48 caverne, 99 indigeni, siamo arrivati al punto di aver trovato questa zona che a lui piaceva, che a me personalmente ha fatto cagare. E alla fine, 7 metri indietro, c'era la nostra casa. Quindi noi abbiamo fatto il giro della mappa quasi. Abbiamo fatto per poi il luogo da lui indicato era 10 metri dietro la casa. Quindi Guarda che bello. alla fine stiamo rimanendo qua. No, allora, in realtà non era quello il punto. Io avevo un altro punto che secondo me è quello che ti piace di più. Con una cascata vicino. Sì, no, Adesso io lo il... No, no, cerco. io il cazzo invece, io non mi muovo Lo da qua. cerco io. Questa è Lo cerco casa io. Se lo mia. trovo te lo faccio Casa vedere. mia. Dai, 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 spostati qua. Palle! Io volevo la mia casetta in mezzo al lago. Ma qua te la puoi fare, poi non tipo che qua ci espandiamo poi, ma dobbiamo partire da qui. Non è giusto, io non ho neanche diritto a farmi la casa come voglio io. Posso? Guarda che c'è qua, guarda, guarda, guarda che deposito che ci facciamo a più piani. Sai che qua arriva uno di quelli che conosco io, ce la tira giù in neanche No, in una frazione di perché secondo. faremo le mura, faremo varie cose, però questo Sì. qui Io ci le aiuta. mura non le faccio più. Tu non capisci un cazzo, bro. Capisci un cazzo, Dice sei. tronche. Allora, io per ora mi accamperò su una cazzo di zattera. Sai qual è una cosa che non mi piace, però? Che quando rompi, tipo, la casa, gli edifici costruiti non ti ridà i cosi, i Banana. materiali spesi. La cosa è un po' una minchiata, però. Ma Però in realtà funziona così, però. non funziona così. Che se tu rompi una casa fatta da sette tronchi, tipo, no, non dico di recuperarne sette, ma almeno c'è qualcuno indietro, tipo la metà, almeno. Magari qualche bastoncino. Oh, tu abbatti gli alberi, io raccoglio i pezzi di legno. Guarda che questo lo fai cadere sopra la struttura e distruggi tutto. Io lo sapevo che sei nato scemo. E Porco io lo sento. cuore, personaggio di merda. Lo fai Arriva. cadere di nuovo sopra. E hai sfondato un'altra parete, bravo. Dai. Ah, hai sfondato proprio la base. Hai distrutto tutto. Ah, Dio mio, non ci credo, Dio porco. Dai, vai, vai, andiamo a fare la casa sul lago per cortesia, vai, andiamo, dormiamo, dormiamo. Sono rotti i coglioni, dai. Accendino del cazzo, quanto vorrei una to. Ma io mi sono rotto i coglioni. Ma guarda, non hai idea, non hai idea, non puoi capire il nervoso. Però io ti ho detto, la torcia te la posso far procurare. Ti faccio fare la casa sul lago e tutto, tutte le mie idee le rifiuti. Però poi le vuoi fare. Vai, vai, mi butto sperando che ci crepi nel mentre. Prima completa la zattera, prima della tua casa. Ah, completa la tua zattera. E quella Così tua si fa. Ma merda di roba, io ti odio. Ora io devo saltare per posizionare. E te l'ho messo di nuovo a te! grazie, brother, che stai aiutando nella costruzione. Veramente, bro, gentilissimo, ma tu ti devi fare la zattera, bro, non devi pensare a. E poi che ti Bro, sai lamenti, stai quanto. raccogliendo i miei tronchi e pure rompi coglione. Io I tuoi. taglio e ti devi costruire pure la tua zattera.
2 ore, ma io mi auguro veramente 6 km di legno. C'è anche bagarre. Ok. Ok, Ok. mettiamo questi bastoncini. Adesso taglia come un porco. Allora, ragazzuole, praticamente siamo arrivati a questo punto. Ho fatto delle mura ancora incomplete. Qua ci sono i depositi. Qua c'è la slitta per raccogliere dei materiali. Abbiamo attivato la ricrescita degli alberi in modo che, bene o male, respawnano di nuovo le cose. Se no, ci tocca veramente fare i viaggi mortali. Jackson si sta accampando lì. Ma sono appena stato ucciso da un indigeno strano che purtroppo non stavo registrando. E quindi devo sbrigarmi alla svelta a costruirmi almeno qua il cancello, perché se no la prendo in culo. Allora, per fare il cancello, bro, cosa devo fare praticamente? Ci vuole. Forse dovrei farlo più avanti. Ok, più o meno. Ah, poi ho fatto pure il tavolino, il raccoglitore d'acqua, tutto molto soft. Solo che adesso mi preoccupa questa cosa che mi ha attaccato quell'indigeno lì. Ma l'hai fatto alla fine, è scappato. Cosa? No, Indigeno. era più di uno. Ma come sto morendo per mangiare sta carne del cazzo? Io Stavolta mi sa che inizio ad ce aver l'ha con paura. me. Minchia, ma dovevo farla che si bloccava dall'interno questa. Mi auguro che non entrano. Io ho finito pure la casa degli uccellini. Non entrerete mai, Oh, tu mi stronzi. fissi troppo, eh? A me non piace Ok, essere al lavoro fissato. finito, ci vediamo. Attenzione. Dal punto dove ci siamo lasciati, cioè che in teoria è sempre qui, noi stiamo continuando a costruire. Il problema è che il luogo sta diventando ostile. E vi spiego perché. Perché per come dice il nostro buon uomo, Jackson, ci sono Quando brutta quegli gente. stessi ragni che abbiamo visto nel primo episodio, la specie di uomo ragno, insomma, quelli con tanti piedi, insomma, non ho capito più cosa minchia sono. Aia, ma non mi sono tirato Fatto l'albero in sta che faccia. si stanno avvicinando in zona e in teoria shottano qualsiasi cosa, quindi dobbiamo sbrigarci ad allestirci un accampamento. Per noi sarà difficilissimo andare avanti, quindi questo Me no. avamposto è necessario. Per me Guarda no, che io io sono mi metto difeso, guarda che online. mura che ho, dai. Io ti ripeto, se quello te li one shot è la tua casa, vedi come va. Pelle di cervo, potrei fare un'altra bella lucina qua, giusto per illuminare la coltivazione. In tutti i casi io mi sto facendo finestra ovunque perché voglio almeno riuscirti ad avvisare in caso che vedo qualche nemico. Morto, sono morto. Dai, 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 porca puttana, stavo vedendo di craftare qualcosa. Hai una mano, per favore, una mano. Arrivo. Diventerà più forte. Ma ci sono le oche! Semmai gli Le gabbiani. anatre, quello che cazzo sono? C'è qualcosa? L'ho preso! E ora come lo prendo? Non posso, la prendo in culo praticamente. Come fai a prendere le cose in acqua, scusa? No, non si... non indistruttibili. Come i bastoncini santi. Sono morto con un'altra. Dai, ma non ci credo, mi è caduto addosso. Tanto fra poco dobbiamo andare a dormire. Tu ce l'hai il letto? Era il tuo capolavoro, dai. Non è ancora finita casa Solo mia. No, perché gli hai fatto il tetto così? valla a vedere bene. Se solo Guarda che la mia vedessi, non è non vedo un ancora cazzo. finita. Re degli sputi di vita. Vai, vai, posso dormire. Arrivo. C'è un gabbiano. I gabbiani stanno compenetrando dentro casa mia, bro. Dio mio, bro, io ci muoio, qua ci muoio, non può andare avanti così, dobbiamo trovare una soluzione. Ma c'è la Oh, vabbè. trappola. È entrato! Devo completare le mura, chiuditi in casa. Porca puttana, sono one. È morto? Credo di sì. Non ti conviene rintanarti, starti dentro a farti i cazzi tuoi. Oh, ma fanno un'ansia incredibile. Dio mio, questa che cammina. Vai via! Porca puttanella! Mamma mia. Qua la sopravvivenza si fa dura, bro. Ragazzuoli, io direi che per questo episodio di costruzioni può anche finire qui, ragazzuoli. Noi ci vediamo Addio, nel prossimo ragazzi! episodio.